bentornati nella cucina di Teleponte, buon inizio di settimana a tutti, bentornate alle cuoche che oggi sono qui in coppia, normalmente le vediamo o Viviana o Adelaide e oggi sono insieme per la nostra grande gioia. Come state? Ciao Adelaide, ciao Viviana. Bene. Bene, sì? Tutto a posto. Tutto bene. Oggi siamo venuti veramente in due perché una non bastava. No, quindi. No. Non ci volevamo far mancare nulla, non ci volevamo far mancare il vostro sorriso. C'è perché c'è le veline. Le diciamola tutta. Siccome questa è una trasmissione di cucina, le vere protagoniste sono le cuoche, i cuochi, comunque sono i piatti. Qua se c'è una velina oggi, quella sono io che non devo fare niente. Voi dovete lavorare e dunque io sono io l'assistente vostra. Oggi è una puntata dolce. Sì, è una puntata dolce, ovviamente dolce andiamo un pochino fuori Italia, anche se andiamo vicino. Che voi siete le cuoche alternative, nel senso perché, che siete brave a fare le cose tradizionali, ma però avete ci piace, anche questa vena artistica. Ci piace spaziare, ci piace spaziare. Infatti nei nostri laboratori di cucina spesso facciamo piatti un po' diversi. E questi non è un piatto antichissimo, perché in realtà si mangia in Spagna e sono i churros. I churros sono un famosissimo street food spagnolo, in realtà adesso si mangia. Comincia ad andare di moda forte anche in Italia. Street food. Anzi, e praticamente in tutte le fiere, in tutte le piazze si trovano i carretti che fanno i churros. E siccome noi l'abbiamo fatto nei nostri laboratori, le signore che l'hanno frequentati sono rimaste veramente, l'hanno fatte tutti, abbiamo detto vabbè, proponiamola e facciamo questa ricetta. Che cosa, cioè cos'è in pratica? No? Abbiamo detto che è un piatto, un dolce tipico. Un dolce fritto, fritto, praticamente è come fosse una pastella per i bignè, in realtà, soltanto che viene fritta e poi passato nello zucchero e nella cannella. E normalmente non è, Viviana mi diceva, sai, forse un dolce un pochino fuori, autunnale, fuori stagione. No, in realtà, il fritto, guarda, secondo me non è mai fuori stagione. No, ma anche in realtà, anche se viene servito poi con una cioccolata calda vicino, in realtà in Spagna è per tutto l'anno, perché in tutto tutti i bar si trovano i churros, addirittura la colazione è un dolce tipico. Quindi, annunciamo, però non vi diciamo, cioè non vi diamo la certezza matematica di quello che vi sto dicendo, forse, però ci potrebbe essere una grande sorpresa durante questa trasmissione, un omaggio mio, che non sono teramana, ormai lo sanno tutti, sono napoletana. Non diciamo di dove sono io. Ma sono comunque stata adottata da Teramo, quindi... Ho capito di dove sei. No, se non lo vuoi dire puoi essere di un po', anzi ringrazio di due posti. Ringrazio tutti i tifosi teramano che hanno gridato Pesciarole sti giorni. Grazie da parte di tutti i giugliesi. Tu avevi due possibilità, o essere giugliese o essere ascolana, perché quest'anno la rivale vera del Teramo è stata Mio marito dice che non devo dire più che sono giugliese, perché sono 24 anni che vivo a Teramo. Insomma. Io sono del parere che le tradizioni, cioè le origini non vanno mai rinnegate. Mai dimenticate. Sono d'accordo con te. Dunque tu sei giugliese, orgogliosamente giugliese. E che sono felice per i teramani che stanno in B. Ti volevo portare, ti conviene sì, dirlo. Sì, anche a me. Io sono una napoletana d'origine, però comunque come avete come avrete sicuramente capito, l'omaggio, se riusciremo a farlo durante la puntata, è all'impresa del Teramo che ha conquistato la Serie B. Cominciamo allora a lavorare, sì, signore. Cominciamo a dire la ricetta dei churros. Sì, intanto Viviana comincia. Scusa che ti passo. No, tu allora, abbiamo detto che è una pastella da tipo da bignè, per cui abbiamo bisogno dell'acqua, quindi 250 ml di acqua, 80 g di burro, 250 g di farina, 3 uova, un pizzico di sale sempre, perché nei dolci va sempre questo pizzichino di sale. Un cucchiaio di zucchero, quindi la prima cosa che facciamo è mettiamo l'acqua a bollire, giusto Viviana? Mettiamo l'acqua a bollire con un pentolino piccolo, perché l'acqua per questi ingredienti non è tantissima. Mettiamo il burro. Mettiamo il burro e aspettiamo di portare a bollore l'acqua e poi metteremo... Ma scusate, che forma hanno questi churros? Sì, praticamente originariamente in Spagna vengono saccapposciati, quindi vengono messi in un saccapposce e fatti dei giri nell'olio bollente in modo che friggono 3-4 minuti per lato, poi si passano direttamente nello zucchero. Ovviamente mettendolo nella sacca poche bisogna fare dei movimenti concentrici, poi vengono spezzati e passati nello zucchero. Le forme sono varie, si può decidere di fare come si vuole. Come dei bastoncini spezzati vengono. Noi oggi la serviremo con la classica cioccolata calda con cui si serve... Nelle pasticcerie o comunque rispettate nei bar. Rispettate la tradizione spagnola. Anche se finalmente oggi pare che sia arrivato il caldo. Il caldo. Però la mattina, infatti, questo è un dolce sempre. Che viene anche preso dai ragazzi
quando fanno tardi la notte, oppure la mattina, come si mangiano i cornetti alla Nutella, sì, da noi, per esempio, sì, no? Io non lo mangio. Chi va a ballare? Con le frittelle, non le frittelle mangio, tipo il bombolone, la ciambella a bombolone. Io non lo posso dire, ma non sono una grande amante della cioccolata. Se qualcuno mi sente, perché la cioccolata è universalmente apprezzata. Sì, anche perché la cioccolata fa tanto bene anche alla salute, sai, almeno quella fondente. Come no? Ma non solo alla salute, è all'umore. All'umore. Infatti ogni tanto sto con l'umore un po' girato, dovrei mangiare un po' più di cioccolata. Quindi adesso si può passare un po'? Come no, qua si può fare tutto, l'induzione è miracolosa. Quanto? Diana ha fatto bollire l'acqua con un pezzettino di burro e adesso metterà la farina tutto in un colpo. Ah, direttamente lì? Sì, sì, si mette la farina tutto in un colpo e si comincia a mescolare fino a quando non si forma una palla. Non si rischiano i grumi mettendo tutta la farina? No, mettendolo così no. Adesso all'inizio sembra, ma poi piano piano tutto si riunirà in una palla. Devo abbassare ancora? No, va bene. Bene così, sì. Cioè praticamente poi viene messa direttamente qui o viene ammassata? No, dopo bisogna aggiungere le uova, quindi bisogna metterle in una ciotola. La cosa fondamentale, ecco, diamo pure un attimo di una nozione tecnica, la cosa fondamentale per far uscire una buona pastella, sia dei bignè che dei churros, è quella che deve riposare e deve raffreddare un pochino la pastella. Raffreddandosi poi bisogna aggiungere le uova un pochino alla volta. E fare una volta che avete fatto quello lo dobbiamo far raffreddare. Raffreddare un attimo, mettiamo in una ciotola, apriamo l'impasto, basta che sia tiepido, non deve essere per forza freddo. E poi aggiungiamo le uova, con un frullino elettrico aggiungiamo le uova ed è pronta da allora, essere quando stirizzata. L'impasto... Di là. Così, guarda. Quando l'impasto fa questa crosticina sul bordo, sul fondo della pendola, è pronto. Ed è abbastanza omogeneo, si vede tutta una palla. Qui dobbiamo spegnere, quello adesso si deve raffreddare. Scusate, questi ingredienti che avete dato, per quanti tantissimi, guarda, con 250 ml di acqua, 250 grammi di farina, 3 uova, quante ne potranno uscire, Viviana? Una cinquantina, 60 persone. Oggi abbiamo fatto la dose a metà. Oggi abbiamo fatto mezza dose. Una cinquantina, noi ce li mangiamo pure, però una cinquantina, per una festa vanno bene. Infatti, poi dipende anche molto dalla grandezza con cui si fa e soprattutto dalla bocchetta da pasticcere che usiamo. Dipende la grandezza. Sì, da come escono fuori i churros. Poi vedrai, adesso sembra tutto un po' campatinaria, poi vedrai. Sì, perché io che non li ho mai visti fare... sono anche molto semplici. Tu pensa che questo dolce è anche famoso in Argentina. In Argentina hanno degli aggeggi apposta. America Latina, insomma. Sì. I latini fanno questa. Sì. Latinoamericani. Hanno degli aggeggi apposta dove escono i churros, che sono questi bastoncini, con il buco. E proprio è un attrezzo e lì dentro ci si mette il dulce de leche che è famosissimo argentino, che quella cosa la marmellata di latte che loro usano, infatti, che io non amo molto, però vabbè. Io l'ho assaggiato una sola volta, ma è una cosa molto dolce. Se uno mangia un dolce con questo, com'è che si chiama? Dulce de leche. Non mangia più il dolce per un mese, perché va in... Praticamente quello è il latte e zucchero portato a bollizione e fatto ridurre fino a che non diventa una marmellata, quindi insomma... Lasciamo immaginare, voi lo sapete fare ovviamente una volta. Dulce de leche ci vuole tantissimo tempo per farlo, deve cuocere tre ore sul fuoco. Sì, perché praticamente il latte e zucchero e deve ridursi ad una marmellata, ma un decimo deve diventare di un litro di latte, deve diventare 200-300 grammi di dulce de leche, quindi veramente... Oh signore, come sta andando il calendario? Il calendario sta andando... Ormai siamo a metà anno. Non l'abbiamo portato per vergogna. No, perché ormai voglio dire... Però la cosa bella è che quando ci incontrano ci dicono anche che hanno fatto le nostre ricette. Quindi Sì. Eh sì, ma sono poi facili da rifare, anche se molte sono ricette, come dicevamo, non proprio della nostra tradizione, per cui però è simpatico. Diciamo, provare. È andato alla grande i bocconcini salati, cioè il mese di maggio. Che poi sono quello delle nostre figlie. È andato la bel pollo fritto, perché dopo averlo fatto qui il pollo fritto proprio, l'hanno fatto in tanti, e poi pure molto gettonata la pizza salata che abbiamo messo. La focaccia perché si fa anche molto... è stata molto gettonata. Il pollo fritto è buono. Che oggi le signore vogliono mangiare bene, vogliono, però non hanno poco tempo, quindi ecco. Se deve essere facile. Ci devono essere ricette facili, con ingredienti alla fine reperibili sul mercato. Puoi cominciare comunque, Viviana. Raffreddato, un pochetto. Beh, anche un caldo, caldo? Lo sento caldo, ancora caldo, sento lo anch'io. Posso vedere? Sì. No, vabbè, ma d'altronde... Se mi dai un cucchiaio, un modo per raffreddarlo, adesso insegniamo alle signore che ci guardano. Anche un cucchiaio normale. Qual è quella? La telecamera? Sì. Lo schiacciamo sulle pareti in questo modo, in modo che aprendo l'impasto si raffredda prima.
come quando stiamo mangiando il riso per farlo raffreddare un po' prima, si allarga. Lo allarghiamo su tutto il... Dunque è un metodo che viene utilizzato... Sì, per farlo raffreddare prima. Poi se la ciotola fosse d'acciaio sarebbe anche meglio. Comunque. Certo, l'acciaio è più freddo. È più freddo. Vabbè, però tanto noi fatta, no, però guarda, non ce la... Quanto tempo ci vuole per prepararli? Una volta messe le uova si friggono immediatamente. E allora abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo. Dobbiamo fare anche la salsa al cioccolato per servire. Ah, ecco, mi preparo la pentola. Cioccolato, tu l'avevi completamente estromè, sì, perché sì, il cioccolato non piace. Ma, scusate, si può mangiare senza cioccolato? Assolutamente sì. E sa di... Sa di dolce, zuccherato, ti piace la cannella? Moltissimo. Zucchero e cannella. Ah, perché la cannella pure c'è? Sì, no, sì. Va nello zucchero con cui vengono... La cannella a me piace moltissimo. Praticamente la caratteristica del churros è che fuori è croccante e dentro è morbido. Immagino una zeppola fritta, ma nemmeno, tutto particolare, devi l'assaggerai. Noi siamo qui non solo per vederlo, anche per assaggiarlo, per certo, cui il tempo di 45 minuti e il piatto sarà pronto. Allora, noi andiamo in pubblicità, nel frattempo questo impasto continuerà un po' a raffreddare, e forse quando rientreremo dalla pubblicità sarà pronto per essere amalgamato agli altri ingredienti e per essere messo nel sac à poche. Sac à poche, che qualcuno lo chiamava il fatto apposta. Il fatto apposta, ma questo è il sac à poche, ma è il fatto apposta proprio per fare quelle cose lì, è fatto proprio apposta per fare queste, senza di questo tante cose in cucina non si potrebbero fare, o comunque non con la semplicità con cui si fanno grazie a certo. Sac à poche. Pubblicità. Lo vado a riprendere. Adelaide e Viviana ci stanno preparando i churros, che è un dolce tipico spagnolo ma anche sudamericano. Abbiamo messo a raffreddare in frigo. Ma, andare, ma non è che voi questo contenitore l'avete portato caldo, no? No, no, pare che come se avesse assorbito il caldo e non lo vuole lasciare, eh? Sì, perché è di plastica. Sì, vabbè. Ma... Nel frattempo, Viviana, intanto che questo raffredda... Possiamo cambiare ciotola. O cambiamo ciotola. Un suggerimento anche... sarebbe, a meno che non lo vogliamo mettere in congelatore, magari si raffredda un po' sì, prima. Sì, anche 5 minuti, però giusto qualche minuto. Ve lo tengo d'occhio io. Okay. Viviana, il congelatore è qui, eh? Sì. Ok. Viviana ancora non è pratica dei posti. No. Allora intanto tu, c'ha Viviana, potrebbe preparare la salsa al cioccolato con cui si servono. Così anche Non è una crema al cioccolato, non è la classica crema di cioccolato. E diciamo che se tu la vorresti prendere d'inverno vicino al camino, quando fa freddo, potrebbe essere tipo un... Cioccolato caldo. Cioccolato caldo, un Dunque, po' denso. Non c'ha nulla a che fare con la crema, quella che si usa no, per no, 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 non ci sono uova, no, 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 no. È fatti, cioè, però è naturale, allora, non è ciobarra. Sì, vabbè, quello l'abbiamo. Voi siete lo davamo due per scontato. Però bar. È sempre meglio specificarlo. Sì. Sì, sì. Allora, andiamo con le dosi. 250 ml di latte intero. Ovviamente quando parliamo di dolci parliamo di latte intero. Anche questo al fuoco va fatto, sì? Sì. 100 grammi di cioccolato fondente al 70% che noi abbiamo già tritato, lì dentro ci sono 100 grammi di cioccolato fondente al 70% e 2 cucchiai di cacao amaro, 3 cucchiai di zucchero di canna e un cucchiaino di maizena e mezzo cucchiaino di maizena. Maizena è l'amido di mais, è un addensante naturale. Che si usa per dare e mezzo cucchiaino di cannella, tutto lì tritato. Quindi che fa Viviana? Mette prima la polvere e piano piano stempera con il latte fino a portare ad ebollizione. Devo accendere? Sì. Questo diventa denso, insomma, con questi ingredienti. Diventa qui un pochino denso perché c'è la maizena che lo addensa. Troppo 9. Troppo. Sì. Ok. Allora, grazie. Dicevi che quando si parla di dolci si parla latte sempre intero. Di latte intero, perché? Sì, perché comunque dà più sapore, dà una crema pasticcera fatta con latte intero è diversa che fatta con latte scremato. E poi non è che se si usa il latte scremato magari si va a togliere chissà quante calorie, dunque conviene, eh? Sì, a meno che non ci sono problemi di salute, tipo di colesterolo alto, di uno che sta a dieta, eccetera, allora il latte scremato vabbè, però diciamo che è in sapore, perché il vero sapore del latte poi... È dato anche dei grassi del latte, quindi... Se no che il latte è... O anche il latte delattosato, in realtà il latte delattosato non toglie sapore al latte, quindi al limite se uno ha problemi di lattosio o di intolleranza al lattosio... Sempre intero però. Se si trova intero, se no al limite è parzialmente scremato. Completamente scremato, insomma, veramente non sa di niente. L'acqua. È acqua, è vero, è acqua. È acqua, è acqua. Quindi una volta preparata questa salsa, in realtà la salsa si fa un pochino raffreddare e poi ci si intingono dentro i churros. Quindi questo è il... Ma questi churros si mangiano a colazione, si mangiano dopo Guarda, pranzo, in, si mangiano in Spagna si mangiano tutto il giorno, nel senso che se tu vai a prendere un caffè in una... Come il bignè. In un bar, ti servono il churros con la tazzina con dentro il cioccolato, sì. Oppure...
ti ripeto, la mattina presto che i ragazzi escono, vanno al bar a prendere qualcosa, è proprio tutto il giorno e tutti i mesi dell'anno. Può accompagnare il churros, la crema al cioccolato, oppure non accompagnarlo, nel senso che, per esempio, durante Spingo qua. Nelle fiere di paese, per esempio, sai quando ci stanno i carretti, sì, o comunque i camioncini che vendono le cose gastronomiche locali, li trovi messi in un cartoccio di carta paglia e te li mangi così, senza cioccolato, per esempio, quindi proprio appena fritti. Solo fritti, non fritti è che c'è l'alternativa al forno, no, come questo facciamo No, questo è fritto e basta. E poi si dice che fritto è buono anche una ciabatta, per cui... Infatti quello che dicevo prima, no? Abbiamo detto friggere d'estate, secondo me il fritto va bene sempre. Non esagerare, no, però... Ma guarda, di solito ogni tanto, i nutrizionisti dicono che comunque il fritto al nostro fegato una volta al mese o una volta ogni 3 settimane fa bene, perché comunque il fegato deve essere capace di assimilare e capire che cos'è il fritto, assimilarlo e poi eliminarlo. No, ma anche perché se noi non mangiamo mai cose particolari, poi se non si mai ci capita di farlo una volta, ci avveleniamo. Sì, cioè, stiamo male, quindi... E ci stiamo male. Non, sempre no, però ogni tanto se esiste. Diciamo che la regola è un po' di tutto, senza eccedere. Senza esagerare. Insomma. Sono finiti i corsi quest'anno? Quest'anno ancora non sono finiti i nostri laboratori di cucina. Fino alla metà di giugno. Non finiamo verso la metà di giugno, perché diciamo che le signore ci vogliono bene, quindi vengono ai nostri laboratori e spesso ci chiedono anche degli extra. Noi abbiamo fatto un calendario con le cose che piacevano in realtà a noi. In realtà poi le signore ci chiedono anche qualcosa che piace a loro, per cui facciamo degli extra fuori calendario. Voi quest'anno avete fatto un corso, cioè avete fatto questi corsi di cucina privilegiando questi piatti particolari? Abbiamo fatto dedicati alla cosiddetta cucina tradizionale. Sai cos'è? No? Che in realtà alcune signore ci hanno detto che volevano proprio qualcosa di diverso. Per esempio, ti faccio un esempio, domani noi abbiamo un laboratorio sul pollo. Perché molte signore ci hanno chiesto, sì, noi mangiamo sempre il petto di pollo alla piastra, il petto di pollo così, volevamo delle idee diverse per cucinare il pollo. Quindi ecco, noi ecco pronta qua la salsa al cioccolato. Sì, sì. Guarda, basta fare così già si capisce. Madonna, questo c'ha proprio un odore, a parte la cannella, Ecco, l'avete trovato l'ingrediente che mi piace. Sì. La cannella. Guardate qua. Dunque, per far capire la densità, poi quando si raffredda magari... È un po' più denso. La facciamo raffreddare. Ricordiamo cos'è che dà la densità a questo cioccolato? La maizena, l'amido di mais. In realtà si può usare anche la fecola di patate, però la maizena ha una grande caratteristica, quella che addensa a 85 gradi, per cui non bisogna far bollire e portare in bollizione e far bollire prolungatamente la salsa al cioccolato. Come si addensa, togliamo dal fuoco. Dove la metti? Questa adesso la fai raffreddare nella pendola. Oppure direttamente nei nostri bicchierini bianchi e neri, che devono essere bianchi e rossi, ma rossa non l'abbiamo trovato. Guardate. Io che sono anche juventina, e visto che il 2 maggio è stata una festa assoluta, il Teramo in Serie B, la Juventus ha vinto lo scudetto, a me stanno bene anche i bicchierini Dorotea, bianchi e neri. Certo, da Teramana andavano meglio bianchi e rossi, però già che ha vinto pure lo scudetto la Juventus, una porta aperta, perché c'ho a casa mio marito che non è juventino, cioè nel sangue gli scorre il bianco-nero, anche a me gli scorre il bianco-nero. Va bene, quindi... È una vita che lotto contro... Allora faremo la cioccolata... Questi bicchierini sono bellissimi. La cioccolata... Bicchieri di plastica accartocciati. Sì. La cioccolata dedicata ai juventini e i churros ai Teramana. Ecco, brava, perché la sorpresa è sempre in caldo. Io andrei a vedere quelli nel congelatore, Dorotea, come Oddio, stanno. Per fortuna che ti ho detto, ci penso io, Non fidatevi mai di me in cucina, ma soprattutto perché sono una chiacchierona e mi distraggo. Comunque è perfetto, secondo me. Va bene. Se ti dovevi fidare di me, ritrovavamo la ciotola congelata. Io perciò sono venuta per controllare a te, Viviana. Brava, noi siamo. Allora, Viviana. Viviana non ha bisogno di controllare. No, non ha bisogno di controllare. Però Viviana è più. Ogni tanto mi si distrae, scambia la credenza per il frigorifero. Noi allora, tu devi sapere che Viviana. Non sono ancora di casa. Viviana è diventata la mascotte del nostro. Perché comunque lei ride, è sempre solare. Ma Viviana lavora con i bambini piccoli, per cui o è così o non ci può lavorare. Avere in un periodo della mia vita un po' difficile che ho attraversato l'anno scorso, un anno e mezzo fa più o meno, se non ci fosse stata lei ogni tanto a tirarmi su e a farmi ridere, guarda, cioè io veramente proprio quando non c'avevo proprio voglia. Ma lo dicono i medici, che il buon umore aiuta anche a superare problemi di salute anche seri, per cui benvenga Viviana. No, io non ti provo, voi siete voi le protagoniste, io me ne posso pure andare. Anche no, perché, no, anzi, figura. Io mi muovo in base a quello che serve a voi, vi lascio lo spazio. Insomma, cominciamo un attimino a riscaldare l'olio.
Comincio, lo accendo, sì, Viviana? Sì, sì, accendi. Ok. Scusa, che temperatura? Più o meno un 170 gradi. Vabbè. Ah, qui, oh, sì, qui diciamo che 170 gradi sull'induzione, perché io ce l'ho a casa. Brava. Quindi, diciamo che è un 6. Sei guarda mezzo, un 7. Po', è stato un caso, ma l'avevo messa okay, a 6. A posto. Allora io sì, metto le uova, sì, un po' la volta. Quante mai... uova avete messo? Intere oppure... Intere, intere, intere. Diciamo che noi abbiamo dimezzato la dose, però se dobbiamo mettere le tre uova ne mettiamo una alla volta e aspettiamo di amalgamare il primo e poi mettiamo il secondo e poi mettiamo il terzo. Voi lo state facendo a occhio ovviamente, anche se l'avete no, già no, io non l'ho messo tutto l'uovo. Sì, l'ho sì, messo no, un po' la volta. Tu ti rendi conto quanto equivale avendolo già messo sì, lì? Sì, sì. Scappo. Poi Viviana, i churros l'avrà fatti 1,5 miliardi di volte perché piacciono alla famiglia in modo particolare, quindi ormai diciamo è espertissimo. Che io a differenza tua amo i dolci fritti. Tu? Sì, piacciono molto, anche se non li dovrei mangiare, però la vita già è grama, brava voglio dire, se ci tolgono tutto a me perché ci non togliere... piacciono di natura, certo. Se noi, a me quello che piace io non ci rinuncio, insomma, assolutamente. Abbiamo detto prima, no, un po' di tutto non fa male. Non fa male. Quindi adesso amalgamiamo anche il restante uovo. Sta ciotola. È la ciotola che se ne va un po' di qua e di là, non ti preoccupare. Prendo un cucchiaio. Vieni, te lo do io, vieni. Un cucchiaio, qua. Ecco qua. Abbondiamo, finché ci sono utilizziamoli. Se la trovate un pochino dura, come in questo caso, siccome noi abbiamo dimezzato... Allora, c'erano tre uova, dice, come faccio a casa se voglio fare la mezza dose e dividere tre uova? Abbiamo dimezzato la dose. Allora, si dovrebbe fare così. Un uovo si mette, sarebbe un uovo e mezzo, no? Quindi un uovo si mette intero, l'altro uovo si sbatte e ci se ne cerca di mettere metà. Quindi probabilmente devi aggiungere un altro pochetto d'uovo. Oh, ok. Siccome noi dobbiamo andare di nuovo in pubblicità... Voglio andare in pubblicità. Andiamo così in pubblicità. Lei sistema le altre cose che servono e poi facciamo vedere dopo la pubblicità la giusta. Ok, okay, perfetto. Andiamo in pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, è arrivato il momento del fritto, quasi sì, quasi. Okay. Quasi pronti. Vi allora. Avevamo lasciato un uovo in più che dovevamo mettere nell'impasto. Questo di solito succede quando... Le uova sono piccole, quindi diciamo... Potrebbe capitare che il vostro impasto non sia amalgamato bene, quindi voi ci aggiungete un altro pochino di uovo fino a raggiungere la consistenza che adesso vedremo tra un attimino. Dunque diciamo che se per caso la ricetta dice che ci dovete mettere due uova, però se l'uovo è piccolo ovviamente magari ce ne servono tre, quello poi diventa la grandezza dell'uovo. Certo. Dunque, come sempre in cucina, voi me lo confermate, sì, la ricetta scritta ha il suo valore, sicuramente. Però poi dipende, cioè a volte anche vederle. La farina, le sì, farine non sono tutte uguali, sì, sono quelle più umide, quelle sì, meno umide, quelle raffinate, quelle praticamente... Siamo? Un altro po', un altro pochino. Forse quest'uovo ce lo dobbiamo mettere. Ce lo dobbiamo mettere tutto, va. Oddio, se dovesse venire un po' troppo morbido va bene, lo stesso. Lo stesso. No, adesso sì. Cos'altro manca lì per... Finito? Finito, adesso lo mettiamo nel sac à poche. Lo zucchero sì, che è dentro... E lo zucchero serve per passarli, per sì. Non lo zucchero a velo. No, no, lo zucchero semolato con la cannella. Grazie. Adesso facciamo una... Allora deve essere, eccola. La questa è la consistenza, proprio la consistenza della pastella sì, dei bignè. Sì, sì. Per mettere la nostra pastella dentro alla sac à poche e non... dire le parolacce, prendiamo un bicchiere, anche quei bicchieri dei frullatori a immersione, e ci mettiamo la nostra sac à poche messa così, in modo che adesso Viviana metterà l'impasto qui dentro, in modo che sennò devi tenerle in mano, esatto, capito? Il rischio che magari si muove troppo. Si muove troppo, ti casca, poi quando siamo sole in cucina, noi a casa bene, nostra... però qui in televisione è meglio farlo. No, ma anche a casa, capito? Ti dà una mano, perché non c'è nessuno che ti regge... Adesso l'impasto lo mettiamo nel sac à poche. Ecco l'impasto, se lo vogliono fare vedere. Sì, un attimo che arriva l'inquadratura, devi rimanere immobile, ferma, sì, che così si vede la consistenza di questo impasto. Deve essere un po' morbidino, dovremo... ecco, sì, deve essere un po' morbido e mantenersi praticamente. Non deve essere passata una cosa bignè, liquida, non deve essere una cosa liquida. Se le signore a casa hanno fatto i bignè, sicuramente qualche volta il zeppo di San Giuseppe, sì, insomma quella è la consistenza. Sistema per non far cadere nulla. E adesso facciamo la prova con un pochino di impasto per vedere se l'olio è a temperatura, quindi mettiamo appena un pochino così di impasto dentro. E no, ancora no. Devo alzartelo? Alzalo un pochino, poi dopo lo abbassiamo. Sì.
farla arrivare a temperatura. Allora, come si fa? Vogliamo dare delle nozioni, sì, su come si fa a vedere che l'olio è arrivato a temperatura, ecco, se non abbiamo un termometro? Perché normalmente abbiamo un termometro con la sonda. Aspetta, voi che siete cuoche, normalmente a casa penso che non ce l'ha. Qualcuno adesso comincia ancora ad averlo, perché poi costano veramente poco ormai. Quindi mettiamo la nostra sonda e vediamo che è 170. Altrimenti prendiamo un pezzettino di pane. Questo pezzettino di pane cosa deve fare? Se io lo metto nell'olio e va a fondo, è freddo. Se va a fondo e risale immediatamente e comincia a sbruciacchiarsi, è troppo caldo. Se va a fondo, io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, come ha fatto quello, brava. A 10 è risalita e non sta bruciando, dunque l'olio adesso in teoria è a temperatura. Ok. E Viviana adesso comincia a fare i churros. Prende le forbici, le bagna un pochino nell'olio per renderle... Si spreme. Basta così, vai. Ed ecco il nostro piccolo... uno dei nostri churros, quindi piccoli pezzettini di pasta, ovviamente fatti con la bocchetta stellata, sì, in modo che sono, la forma, sono rigati. Tipo una patatina fritta. Sì. Se si curva un po' è meglio. Sì, in realtà quelli originali bisogna premerli tutti, fare tutto una specie di corona, una spirale che poi viene presa e tagliata a pezzi. Così, secondo me, è più facile poi da gestire. Facciamo la B? Proviamo. Proviamo a fare... Ah, l'abbiamo detto. Volevamo fare una B, non ho detto la boca. Non volevamo farlo, stiamo facendo. E qui ci vuole l'arte delle signore. Si deve tagliare un pezzettino di carta forno in modo da metterla nell'olio con tutta la carta forno. Se doppia. E poi... Ovviamente facciamo la B in onore del Teramocalcio che è andato in B, ma è un sistema che potete utilizzare per fare qualsiasi forma. Qualsiasi forma, qualsiasi lettera. Sì. Io ho messo anche lo smalto rosso, che di solito non porto, perché le cuoche non portano lo smalto, l'ho fatto in onore del Teramo, vai. Sarà dura? No, penso che ce la facciamo, Vivi. Adesso? Dai, aiutiamo a reggerla. Tanto io controllo i churros, va? Sì, anche perché magari ci andiamo a distrarre e lì bruciamo i churros, per fare il churros a forma di B. Mi sa che ci siamo. Ok, adesso lo mettiamo nell'olio con tutta la carta. Tutto quanto? Sì, così. Ah, certo, quello poi rimane la forma, se no si perde. Si perde la forma. Quindi vedete? Quando comincia a friggere, piano piano si staccherà da solo dalla carta. E rimarrà a forma di B, ovviamente. Sì, perché altrimenti è difficile fare la forma di B dentro l'olio, no? Io continuo a mettere qualche ciurro. Tutte insieme riesce a friggerle. Diciamo che per una buona cottura, una buona frittura, non bisogna riempire tutta la padella, la pentola, perché altrimenti la temperatura dell'olio scende. Però ricresce anche. Sì, ricresce perché le uova lo fanno. Certo, sì. Non bisogna riempire troppo la padella, perché altrimenti la temperatura scende e il fritto assorbe. Quindi diciamo che la temperatura è perfetta. Adesso lo facciamo scendere, togliamo la carta. Adesso abbiamo, si gonfierà un pochino. Abbiamo fritto la B. Abbiamo fritto la B. Sì. E diciamo che abbiamo fritto la B, adesso la facciamo dorare, dopodiché la metteremo nello zucchero. Lì ci dovevamo mettere una salsa rossa. Una salsa di fragole, di lamponi, sì. Non ci abbiamo pensato a questo. Però questa è un'idea che possiamo dare, no, alle famiglie teramane. Vedi come vengono belli cicciottosi. Ma sono cicciottissimi, io pensavo che rimanessero così come ce l'avete. No, diventano belli cicciottosi. Ovviamente se voi mettete la bocchetta della... Sì, più piccola vengo più, solo perché diventa più difficile poi siringarli, perché l'impasto... Se la frittura non è molto aggressiva, come in questo caso, gonfia. Quindi non deve, perché così si gonfia il fritto e si cuoce anche dentro. La B è venuta perfetta. Oh. Voi qualche dubbio avevate all'inizio, avete detto ci riusciamo a farlo, ma ci siete riusciti bene. Vai, mettili ancora. Oh, comunque ribadisco, tu l'altra volta pure hai fritto il pollo, siete molto bravi perché riuscite a fare il fritto. Guarda, sappiamo fare anche qualcos'altro non fritto. Di solito quando friggiamo qua. Allora, guarda, la cosa fondamentale quando si frigge è fare un olio buono. Nel senso, l'olio, se usi l'olio extravergine, non è detto che non sia buono, però portare a 180 gradi un olio extravergine perde molto delle proprietà che ha. Donna la B come sta diventando. Hai visto, cicciottosa. E poi, soprattutto, un pochino si sente pure quando mangi il fritto con l'olio extravergine. Un olio di arachidi è la cosa migliore, perché l'olio d'arachidi raggiunge il punto di fumo senza bruciare, che è quello che stiamo utilizzando. È quello che stiamo utilizzando adesso. Sì. Vale, comunque. Anche l'olio di girasole potrebbe andare bene, l'olio di girasole leggero. Non raggiunge i 180 senza degenerare, senza
Quindi sarebbe meglio l'arachide. Voi consigliate l'arachide. Noi consigliamo l'arachide. E che colore deve... quando è che capite che sono cotti? Devono diventare... sarebbero quasi cotti, non si devono proprio aprire. Ecco, colore dorato. Questo. Un po' brunato. Sì, adesso io preparo il piatto con lo zucchero, perché appena vengono tolti dal fuoco... devono essere passati caldi nello zucchero, altrimenti non si attacca. Non si attacca lo zucchero. Quindi zucchero semolato e un pochino di cannella, che viene dalla Turchia. Che la nostra amica Simonetta ci ha riportato da Istanbul. Proprio, ci deve stare. Sì, prego. E quindi la cannella, come sai, le spezie comprate in loco sono... Adesso te la lascio. Grazie. Quella direttamente da Istanbul arriva. Buonissima. Infatti sai che c'ha un odore leggermente più speziato, sì, rispetto alla cannella che compriamo al supermercato. La nostra è più, sembra quasi più chimica, questa sembra più naturale. Sì, ha un odore. Quindi i churros non vanno assolutamente sgocciolati. Si è rotta la B? No, si è staccato un po', Vabbè, la togliamo, è diventata troppo cicciona sta B, poverina. Mettila qua. Non bisogna sgocciolarli su carta assorbente, altrimenti lo zucchero non si attacca, quindi lo giriamo nello zucchero. Ci mettiamo un po' di zucchero sopra, così. Ecco la B in onore del teramo calcio. Vieni via. Io mi allontano perché non so come aiutarvi. Questo è un momento, non ti preoccupare, un po' delicato, e dunque dovete fare voi. Che non si dica che i giugliesi gufano. No, vabbè, ma adesso, Vivia, anche se volete gufare, oramai è fatto. Oramai ti devi rassegnare a fare le B. È andata. No, devo dire che... è bello fare la J, non lo so come farò a casa, però... sabato sera era a casa sua, e abbiamo visto in TV, a Teleponte, quello che succedeva a Tero. Sarei uscita volentieri a guardare la gente, perché effettivamente era un entusiasmo... Grandissimo, mai visto. Mi sono ricordati i mondiali dell'82. Ma forse a Teramo più. Il Teramo caso, sì, è stata una festa veramente... Poi di notte in particolare. È successo tutto il mondo. Sì, quando sono tornati i giocatori. Sì, quindi possiamo fare col piatto, scusa Vivian, sì. Così direttamente passarli nello zucchero, e questi vanno mangiati caldi. Io mo li devo dare una moscicata così, a costo di, bruciarmi un attimino. No, perché poi se mi brucio, vabbè, tanto voi siete bravi anche voi a parlare, io posso stare in silenzio. Come lo dite, ne qua sennò si mangia caldo il churros. Infatti è buonissimo. È vero, dentro... Dentro è morbido, non è crudo, perché comunque, però deve rimanere morbido dentro e croccante fuori. È proprio la sua caratteristica. Tant'è vero che noi ci eravamo portati anche un foglio di carta paglia, perché volevamo fare il cartoccino da street food. Ma questo non lo dico perché non sono una grande amante di cioccolato. Il cioccolato lo va a mortificare, questo è talmente buono da solo. Io me li mangio così. Si sente la cannella, io me li mangio si sente così. Lo zucchero, che secondo me metterci il cioccolato gli si toglie il sapore. Lo suo. So, in effetti... Noi abbiamo fatto come la tradizione spagnola, però... Come la tradizione nulla vuole, toglie però. Che uno se li mangia così come faccio in io. In realtà, guarda, diciamo che non ci arrivano mai alla cioccolata, perché vengono mangiati mentre uno li frigge. Che... Aia, Viviana, mi hai scottato il dito. No, una piccola goccia d'olio sul dito. Pazienza, pazienza. Tanto noi siamo abituate, vero? Beh, immagino proprio di sì. Mani di fuoco. Comunque davvero avete ragione, tante ne vengono fuori. Sì, tu pensa che questa è la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, una ventina così, conta mezza che la dose, B erano almeno 4. Una cinquantina riescono, Ma è anche un piatto, cioè un dolce gustoso da fare per una serata, per una festa. Sì, sì, certo. Anche lì, allora, se si usa una bocchetta da pasticcere, come ti ho detto, più piccolina, vengono anche più sottili e lunghi. Alla fine puoi metterli anche tipo in un... tipo patatine con... Sì. Puoi fare un dolce sfizioso, diverso dal solito. Ma guardate che bellezza e che bontà. Questa però è un pochino... Non ci è piaciuta, si è un po' sporcata, ma non fa niente. Un altro pezzettino di carta pulita, va? Grazie. Guarda un po', questo ci piace. Certo, quando si usa l'olio purtroppo in giro un po' ci va, però... E poi in realtà nei mercatini locali in Spagna li mangiano proprio così, dentro il cartoccetto. Abbassare. È imbarata, ho fatto. Fatto? Così si trovano. Non so se hai visto la faccia famelica di mia figlia che sta là. Che salutiamo. No, ma c'ha ragione. Che ha detto, un churros lo voglio assolutamente, perché lei li adora, quindi... Come facciamo a farlo reggere? Lo mettiamo, appoggiato qui, così. Allora, questa la B, questa la mettiamo qua. Così. Ecco.
col piatto di churros. Io un altro, mo ve lo dico. Vai, vai, scherzi, adesso ridiamo anche la ricetta nel caso le signore... Allora facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, cerchiamo di vedere chi vuole assaggiare il churros bollente, se no poi alla fine della trasmissione si saranno raffreddate e vale la pena assaggiarlo bollente, come ci diceva Adelaide, dunque tutti i presenti dietro alle quinte possono venire ad assaggiarlo adesso. Andiamo in pubblicità e poi ricordiamo precise le ricette e anche come si preparano questi churros. Certo. Pubblicità. Ecco, guardate la B, quanto è bella! La B di Bella, di serie B del Teramo Calcio. Questo è un omaggio che le nostre cuoche Viviana e Adelaide hanno voluto fare al Teramo, che ricordiamo, per chi non l'avesse ancora capito, ha conquistato la serie B sabato scorso facendo un campionato veramente strepitoso. Abbiamo preparato i churros, che sono un dolce spagnolo e anche sudamericano, quindi l'abbiamo preparato con 250 ml di acqua, 80 g di burro, 250 g di farina, 3 uova, un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero, olio di semi di arachide per friggere e poi spolverare con zucchero semolato e cannella. Per la crema al cioccolato, 250 ml di latte intero, 100 g di cioccolato fondente tritato, 2 cucchiai di cacao amaro, 3 cucchiai di zucchero di canna, un cucchiaino di maizena e mezzo cucchiaino di cannella. Come l'abbiamo fatto? Adesso ce lo dice Viviana. Abbiamo... Credevi che non ti facevamo parlare più, mo invece devi parlare. Pensavo, io lo so, oramai un po' ho imparato a conoscervi. Abbiamo messo a riscaldare l'acqua con il burro e sale, abbiamo portato in ebollizione l'acqua, abbiamo messo giù la farina tutti insieme, con un cucchiaio di legno si gira, finché non si crea una crosticina sul fondo e l'impasto diventa tutto omogeneo. Si fa raffreddare bene, perché quello è importantissimo, si deve raffreddare bene. Poi si mettono le uova una alla volta, si fa assorbire un'uova alla volta, quando il primo uovo è assorbito si mette il secondo fino al terzo uovo. Poi si prende una sac à poche, si mette l'impasto e con le forbici si frigge. Dopo fritto il churros si mette nel zucchero semolato e cannella subito, senza ovviamente scolarlo, perché quel poco di olio, tu adesso l'hai mangiato, sì, non è molto unto. L'impasto non assorbe l'olio. Quel pochino di unto serve a far attaccare lo zucchero in realtà. La cioccolata si mette la polvere. Noi quest'inverno abbiamo fatto un corso, una serata, Adelaide ha fatto, abbiamo organizzato, dando l'idea, questa polvere si può anche usare per regalare. Tu la fate... fate un bel vasetto con un fiocchetto e la polvere per fare questa cioccolata. Pratica mettiamo, a parte le cose liquide, il latte giustamente no, però prepariamo cacao, cioccolato tritato, cannella, maizena e cioccolato tritato in un, ovviamente una dose un pochino più grande, un bel vasetto con un fiocchetto, ci mettiamo la ricettina legata vicino e lo regaliamo a Natale. Può essere un'idea regalo. Sì. Noi ci abbiamo incentrato tutto un laboratorio sui regali di Natale, perché è tornata non tanto la moda quanto proprio la voglia di rifare i regali fatti in casa. Infatti le nostre signore hanno fatto conserve, barattoli, cose, un sacco di... e sono stati molto graditi. Poi se una si arrangia anche a lavorare all'uncinetto, questi, no? Infatti, questi barattolini si possono coprire, oppure chi ricama, insomma le idee sono tantissime. Anche chi dipinge, cioè un barattolo si presta a tutte le modifiche di questo mondo. Noi abbiamo dato l'input e loro, le signore, hanno fatto tantissimo, di tutto e di più. A proposito di questo, scusate, dico anche un altro laboratorio interessante, a parte quello di martedì sul pollo. Martedì prossimo c'è il laboratorio sul pollo, come cucinare il petto di pollo, diciamo, in modo sano, magro. non è che friggiamo soltanto, facciamo anche le cose. Però non c'è due senza tre, la prossima puntata faremo il menù dietetica, quello vegetariano. Che a lei piace tanto il vegetariano. No, io mangio tutto. Tutto, tranne che le verdure tantissimo. Ti stupiremo, sono una carnivora nata proprio. Allora va bene, prendiamo già l'impegno prima della fine della stagione. Io sono diventata vegetariana non per scelta, nel senso che sono ancora tanto convinta della bistecca. Però il vegetariano è salutare. Anche soddisfazione, soprattutto se non lo leghi, dici se vegetariano sono solo le verdure, i legumi, no, ci sono tanti piatti da preparare, insomma, in maniera carina. Volevo dire, ci sarà un laboratorio il 7 maggio per i bambini alle 5 di pomeriggio,
E in occasione della festa della mamma faremo una lezione di pasta di zucchero, dove i bambini sopra i cupcake faranno un non voglio dire che cosa, perché non lo faccio io, cioè abbiamo una abbiamo chiamato una professionista esperta in una cake designer che farà che vanno tantissimo, vanno tantissimo, quindi chi vuole fino a un paio d'anni fa, chi vuole far partecipare i propri ragazzi, insegneremo a fare un pupazzetto da regalare per la festa della mamma con i cupcake. Dove questi corsi, ricordiamo, noi li facciamo da Arts Factory, da fare musica. Dove? Novità delle novità, il mercoledì quando registrano il talent di Teleponte, io e Viviana stiamo in cucina e prepariamo la pizza, quindi insomma è tutta... Se magna pure durante se magna pure e se magna la pizza, non per dire, ma comunque noi siamo farine. La pizza, diciamo la pizza napoletana, la pizza al piatto napoletano. No, perché adesso siccome mi avete buttato dentro il mondo dei dolci, io stavo pensando alla pizza dolce. No, la pizza napoletana. Torniamo al salato, la pizza... Come la fate? Noi la facciamo con farine macinate a pietra, quindi andiamo al mulino, ci prendiamo la farina. Usiamo un mulino del posto, di Teramo. Mulino, sì, di Casa e Mulino, quindi che usa grani locali, quindi siamo molto attenti a dove possiamo usare prodotti assolutamente a chilometro zero. Quindi farine macinate a pietra, e devo dire che la differenza si sente quando mangiano la pizza, e sentono il sapore del grano e del pane, insomma. Ma poi è una pizza sicuramente più leggera, perché molto le più leggera. Noi prepariamo l'impasto il giorno prima, quindi è a lunga lievitazione e alta idratazione, quindi c'è tanta acqua, pochissimo lievito, e una lunga lievitazione che dura. È una pizza alta, una pizza bassa? Che tipo di pizza fate? È una pizza con un po' di cornicione, perché sono napoletano. Certo. Cioè, ho provato a farla come piace a voi Teramani. No, fermati, io sulla pizza sposo quando gli esce bassa e croccante, queste allora poche... Io tutta la vita sposo la pizza napoletana, okay. Perché io sono amante della pizza, ma la pizza quella proprio napoletana, sì, col cornicione, sì, bello morbido, okay. Morbida, alta la pizza, cioè io sono per la pizza napoletana, mi piace tutto, pure la pizza no, però per me la pizza mia ideale è quella napoletana, dunque con me sfondi una porta aperta. Io cerco di farla senza, certe volte, perché sai, tu devi cercare di incontrare comunque il gusto di tutti, sì. E non mi viene sempre col cornicione, mi dispiace, ma... però il fatto che lievita 24 ore e poi matura in frigorifero, per cui noi andiamo il giorno prima e la facciamo, cioè veramente è leggera e molto digeribile, fatta in questo modo, poi col grano... Poi è croccante sotto, quindi cucinandolo... Perché abbiamo anche il forno con la pietra refrattaria, quindi insomma... Ah. Siete attrezzate bene. Diciamo che io non mi sento, neanche lei forse pizzaiole, però ci siamo buttate in questa avventura con Nicoletta, perché alla fine... la pizza non sono proprio un'appassionata, però... Ci siamo buttate. Ma la sai fare, ovviamente. No, lei mi prepara tutte le preparazioni che vanno sopra, no? Nel senso... Come, che gusti? Che gusti quello fate? Quando ci alziamo la mattina decidiamo. No, veramente le fa, che faccio, mo? E io faccio i misti. E tu decidi. Mi dice, senti, fanne una bianca con le zucchine e il quartirolo. Quella zucchina e quartirolo. Ma il quartirolo che è? Scusa, è un formaggio DOP. Sì, lo so, ma io sono ignorantissima. È un formaggio una specie DOP, di giungata. È una specie, presente, una specie di giungata dura. È la feta, più o meno. Sì, è molto meno salata della feta, però si vede. Però c'è quell'aspetto così, lì. Quindi zucchine... Di quale zona dell'Italia? Del nord. Beh sì, quei formaggi lì un po' più... Non è morbido, perché una mattonella un po' è compatta, però è un po' salatino. È fatto di latte e mucca. Non è fatto... sta benissimo, perché noi l'abbiniamo alla zucchina, che è dolce. Quindi ci mettiamo il quartirolo, che è un po' salatino, e mettiamo al forno. L'ultima new entry, quella al salmone. Ah, bianca, col salmone, con rucola, salmone affumicato e glassa di aceto balsamico alla soia. Ti ho detto tutto. Ti piace la soia? Sì, no. Ripeto, poche di cose. Di salato ti piace piuttosto tutto. Tutto, insomma. Sì, di poi salato. Poi ci hanno chiesto una volta la pizza alla Nutella, vabbè, quella l'abbiamo fatta perché l'abbiamo fatta. Ma guardate, non chiedete la pizza alla Nutella, mangiatevi questi, che ecco, sono più buoni. Perché giusto. La pizza, quando ci si mette il dolce sopra, purtroppo la pizza non esalta dal mio punto di vista il dolce. Sì, secondo me no, la pizza è pizza, deve essere mozzarella, com'è, col pomodoro, eccetera. I dolci, ce ne abbiamo talmente tanti di dolci da fare che è inutile andare a sprecare una pizza per farla dolce. No. Mangiatevi, ma pur un cioccolatino, ma la pizza facciamo la salata. Sì, qualche altro, siccome abbiamo qualche minuto, poi ripetiamo ancora di nuovo la ricetta, sì. E soprattutto come guarda, si fa. Guarda, abbiamo le lezioni che sono rimaste. Sì, sono rimaste, praticamente faremo una lezione, un laboratorio su cucina. In 40 minuti andiamo in tavola in 40 minuti, nel senso che io farò vedere come fare un menù completo dall'antipasto al dolce, ovviamente in 40 minuti, che poi spiegherò, quindi le signore non saranno 40 minuti esatti, però se ci prepariamo qualcosa prima,
con i tempi e i ritmi del lavoro, in 40 minuti riusciamo a stare con tutto, tutte le portate. In tavola con 40 minuti con 4 portate. Oppure, ecco, un altro sarà dolci freschi ed estivi alla frutta, no? Molto, cioè abbiamo questa frutta, i bambini non mangiano la frutta, insegneremo a fare qualche dolce semplice, sempre comunque fattibile a casa, per i bambini alla frutta, per esempio. Oppure che c'è ancora... picnic. Ah, andiamo fuori con la sportina, nel bel tempo. E che ci mettiamo dentro al cestino da picnic? Ci mettiamo qualcosina di diverso, tipo un plum cake salato, oppure una torta rustica che non è la semplice torta rustica. Intanto abbiamo capito che noi facciamo le cose un po' diverse. Vabbè, ma ci sta, perché se tutti facessero i corsi di cucina, tutti la cucina tradizionale, non va neanche bene. L'alternativa deve essere... Sono un pochino laboratorio, un po' neanche di cucina creativa, non mi piace neanche chiamarli così. Cucina alternativa. Qualcosa di diverso. Rispettano le esigenze. E poi chiudiamo praticamente la metà di giugno con il menù di pesce, che abbiamo a grande richiesta, ci hanno chiesto un menù completo di pesce. Quindi insomma sarà un po' più impegnativo. Un po' impegnativo, sì. Anzi, di solito io quando faccio i menù di pesce ci metto sempre un dolcetto finale che possa un po' sgrassare il palato, quindi al limone, qualcosa di fresco. A te piace di più cucinare il pesce oppure? A me piace cucinare più o meno tutto. Il pesce mi piace molto perché secondo me anche io dico che il pesce non va cucinato, nel senso. È vero, meno lo tratti e meno lo maltratti e più ti dà il sapore. Quindi in realtà, tra virgolette, potrebbe essere anche semplice, no? Cucinare il pesce, basta un po' di creatività alla fine. Però non è proprio così. E non è semplice trattare la materia prima bene, però alla fine meno lo cucini e meno lo strapazzi, meglio è. Io adoro il pesce. Grazie, dove viene lei? No, anche noi lo adoriamo. Da paese di mare, è ovvio. Sempre, tutte le settimane devo cucinare una cosa di pesce. E poi i nutrizionisti lo consigliano assolutamente sì. Assolutamente sì. Deve mangiare il pesce. Poca carne, più pesce, verdure sì. Eccetera. Vabbè. Visto che verrà Veronesi a Teramo, vero? Questa cosa la volevo vedere scritta. Non so se voi seguirete. Sì, ma sicuramente sì. L'associazione Umberto Veronesi, insomma. La fondazione Veronese, certo. C'è un gruppo di signore anche piuttosto... Sì, Veronese in persona verrà? Penso di sì, ho letto così. O lui o il figlio, che anche il figlio oramai ha, come si dice, sì, raccolto lui ha un'età Veronese. Lui sì, il professore sì. Penso ci avrà una novantina d'anni. Sì. Però, ma il figlio oramai ha preso in mano tutto, giusto per riallacciarmi all'alimentazione, che è sempre più importante nella nostra società. Anche nella salute? Nella salute, assolutamente, perché molte malattie purtroppo sono... riconducibili anche lo stile di vita che facciamo, e quindi vabbè, questa era una. Mangiate bene, non mangiate tantissimo, mangiate tutto, questo è il messaggio, perché anche il fritto, una volta tutto, ogni tanto. Questo volevo dire, per enfatizzare il fritto, cioè sì, il fritto fa male, però se una famiglia mangia in modo sano, regolarmente, in modo naturale, può friggere una volta ogni 15 giorni. Può friggere, si può mangiare una cosa fritta. Però dietro ci deve stare un'alimentazione corretta. Soprattutto mi volevo solo puntualizzare una cosa, friggete bene, nel senso, meno olio significa avere una frittura più grassa, nel senso che se ci vuole l'olio ce lo dobbiamo mettere. Non pensiamo che se usiamo meno olio il fritto viene meno grasso, perché a volte l'olio profondo serve proprio a... chiamiamoci cicatrizzare, ma comunque a sigillare quello che noi immergiamo nell'olio e non fargli prendere più grasso. Dunque, se l'olio ci serve, se la cottura, se dobbiamo fare una fettina impanata, casomai non dobbiamo fare un olio profondo, ma se c'è bisogno, come nel caso dei churros, mettiamocelo, e il risultato l'hai visto tu. Sì. Io l'ho mangiato con le mani, non ho le mani sporche d'olio, avete visto che questo fritto non è stato passato nemmeno sulla carta assorbente. No. Proprio per far attaccare il... Però non sporca, cioè non è... Anzi, se ci rimane qualcosa, ci rimane lo zucchero. Dunque, non... Signore, ci dobbiamo salutare. È passata un'ora? Sì, Maggio. è volata. Ci avete fatto pure mangiare, belli caldi, come avrete notato, quello che avevamo messo lì, ma qui è rimasto il vuoto assoluto, perché quello che avevo previsto, ovvero di mangiarli caldi, durante la pubblicità è successo. È successo ed erano buoni, vero? Erano buoni, dicono di sì, erano buoni. Chiudiamo con l'ennesimo omaggio alla Serie B del Teramo Calcio. Io vi ringrazio. Dovete aggiungere qualcosa che non abbiamo detto? Vi aspettiamo, se vi fa piacere, ai nostri laboratori. Non c'è due senza tre, io vi aspetto prima di giugno a fare un altro fritto. Una cosa non fritta, ve lo assicuriamo. Guardate, però, se volete friggere, noi non ci mettiamo a piangere. Facciamo il cambio, la prossima volta parla lei e cucino io. E cucinate lei. Oddio.
ci credo poco, perché è come se uno dice a me parla lei e Dorotea cucina. No, nel senso che Adelaide è come me. Non so, lei però a differenza mia sa cucinare. Lei ama, oh, sa parlare, ma d'altronde Adelaide, io l'ho sempre detto, Adelaide in televisione funziona, e ce lo dice la storia di Teleponte, grazie, in televisione funziona forte. Benissimo, perché lei è riuscita a fare una rubrica di cucina la mattina presto senza cucinare di fatto. Ma guarda, dunque ha fatto, ci pensi, esatto, e questo significa una cosa sola. Posso dire che sono stata la prima, poi sì, dopo assolutamente sì, però il merito è di Rino che l'ha pensato, perché è un grande amante della cucina, di Adelaide che è stata bravissima a saperlo grande fare. Grande accoppiata, sì, grande accoppiata, è vero, grande nostalgia. Crepapelle, grande cioè, nostalgia, grazie. Grazie, grazie a Adelaide, grazie a Viviana, grazie anche a voi per l'attenzione, arrivederci. Buon pranzo. Bye bye.